Salve a tutti e benvenuti su Master Duel. Ho intenzione sul canale di essere più consistente con i video su Master Duel. In questo momento non sono neanche in live. Ovviamente sul canale continuerete a vedere ogni giorno gameplay di qualsiasi videogioco che gioco in live e che porto run complete praticamente. Quindi sempre in live alle 21, potete trovare il link in descrizione. Però ho intenzione anche per in maniera proprio di consistente di Master Duel perché mi interessa farlo e l'ho già fatto poi passato con qualche guida e con qualche spacchettamento, facendo vedere la solo mod, quindi assolutamente voglio continuare a farlo. C'è stato un aggiornamento il 9 di gennaio, siamo al 12, e abbiamo praticamente tre buste, due buste nuove e una busta aggiornata. Questa busta, la rievocazione della storia, la voglio un attimino scartare velocemente perché è una perdita di tempo. Perché non vale assolutamente la pena spendere gemme per questa busta, non lo fate, è una grandissima presa in giro, onestamente. Capisco l'idea di Konami per dire sì, avete roba dalla solo mod in qualche modo, un mazzo completo, qualche carta, e quindi potete migliorare il mazzo che avete dalla solo mod, l'archetipo che avete dalla solo mod con nuove carte che potete ottenere da qui, ma è un mappazzone. Ci sono tante robe qui dentro, tanti archetipi diversi che non si sinergiano neanche tra di loro nella maggior parte dei casi, che non ha davvero senso sbustare questo pack. Quando potete letteralmente, che ne so, se vi interessa lo Shiranui perché avete lo Shiranui il mazzo Shiranui dalla solo mod, che non è completo, non è che sbustate questo e avete questo Shiranui e qualche altro Shiranui qui in mezzo, immagino che ci sia, spero, e dice, ok, mi sono fatto il mazzo Shiranui, non vale la pena, piuttosto vi sbloccate il secret pack degli zombie dove ci stanno anche gli Shiranui e migliorate notevolmente il mazzo. Ma così come non ha davvero senso, è solo un esempio, Ma è davvero una perdita di gemme questo. Non lo sbustate, evitatelo come la peste, lasciate perdere. Capisco l'idea, è un'idea carina, ma pare più uno scam da parte di Konami. Passiamo a quello che doveva essere il main event, poi spiego perché. Che è il nuovo Boost Selection, Guerrieri Eroici, dove abbiamo due nuovi archetipi e supporto per un vecchio archetipo, anzi per due vecchi archetipi. Che sarebbero praticamente gli eroici i guerrieri sinfonici. Tagliamo velocemente, mettiamo un attimino carte di recente, così non contiamo quelle vecchie. Ad esempio questa qua che si può trovare nel pack dei venti errore. Ah sì, c'era anche i venti errore come nuova aggiunta, diciamo così. Allora, gli eroici non sono mai stati un mazzo particolarmente competitivo, e non credo che lo saranno mai, e neanche con questo update che li migliorano notevolmente, ma comunque non ce la fanno. La cosa buona di questo qua è che è un generico di livello 4, però guerrieri, in un mazzo guerriero solamente, però almeno è generico, non dico sempre forse agli eroici, e il fatto è che pagando 500, fino ad avere 500 life points, durante la battle phase raddoppia l'attacco di un mostro che è sul terreno, ad esempio lui arriva a 5000, e poi quando viene dedicato un attacco che involge un mostro del tuo avversario, puoi staccare un materiale da questa carta, uscire come avversario un mostro coperto contro l'altro avversario, questa carta. Lui guadagna l'attacco di quel mostro. Quindi è potenzialmente un OTK che in teoria potrebbe essere piuttosto facile da fare perché comunque sono solo due mostri guerrieri di livello 4. Però ecco, è un setup che devi comunque assicurarti perché è una cosa che comunque devi effettuare partendo come secondo perché non c'è la battle phase nel primo turno. E bisogna vedere cosa l'avversario, un mazzo eroico non ce la fa, non è granché buono. Ci sono anche queste altre carte che sono tanto UR, no? Stiamo facendo sempre più troppe UR a caso in Konami. Se ne mettono sembra un po' più difficile buildare dei mazzi, anche quelli che sono praticamente for fun, perché gli eroici sono praticamente for fun. Però, il gioco comunque è ottimamente sempre free to play, un sacco di quei mazzi che non ho mai speso niente e continuo a crearmene. Però ecco, stanno un po' esagerando mettendo UR un po' a caso. Parliamo un attimo di Venterrore. Venterrore è un mazzo rituale che si basa un po' alla spawn, possiamo dire. C'è anche nella solo mod, c'è spiegato un po' la trama di Venterrore. È un mazzo ok, massimo rogue con qualche altro, diciamo, pezzo di zombie. Però, insomma, è carino, se vi interessa, però anche questo, ad esempio, è un UR. Stiamo un po' esagerando, dai. Parliamo poi beh, i sinfonici non sono neanche particolarmente buoni. Sono carini, mi piacciono molto gli artwork, il tipo di archetipo con queste chitarre che suonano. Cioè, molto carino, molto robottini, molto carini. Però
però non sono granché, onestamente, almeno un SR questo. Però parliamo del main event di questo pack, che sono due nuovi archetipi, che sono i Libromanti e i Therion. Sono due mazzi o supporti per altri mazzi che ci stanno, non sono particolarmente competitivi. Forse un po' i Therion, soprattutto Regulus, perché è un Omni Negate, che potete mettere in qualsiasi mazzo macchina. Però, insomma, la spesa diventa essere un po', diventa essere un po' eccessiva. Non tanto diciamo, se volete costruire il mazzo totale, però ovviamente insieme a altro, il fatto che questa sia un'UR, se ne può giocare solamente una. Però, ad esempio, la carta magia terreno dei Libromanti, che serve in 3x, che praticamente ti permette di mettere un Libromante dal mazzo alla mano quando l'attivi e poi evocare il rituale senza utilizzare forse le magie rituale, quindi è molto più comodo da utilizzare sempre in continuazione senza che devi utilizzare sempre una magia rituale per facilitare l'evocazione di ogni rituale. Insomma, già il fatto che devi avere 3 per queste, la cosa peggiore è che c'è anche questo che serve in 3x, perché questo qua mostra un mostro rituale alla mano. Evoca specialmente questa carta e quando viene evocata specialmente puoi aggiungere un mostro Libromante dal tuo deck alla tua mano, che si gioca in concomitanza con Ragazzo Secchione, Geek Boy, che fa la stessa cosa, però aggiungi una magia Libromante dal tuo deck alla tua mano. È un mazzo rituale un po' veloce, che non dico che è a livello dei Drytron, perché onestamente non lo è, però comunque può fare qualcosa di carino, può anche essere anche di supporto ad altri tipi di mazzi rituale. E comunque, lui è esempio buono, se ne può giocare uno per, perché quando viene evocato, poi stando in campo, può mettere una trappola, che solitamente si metterà questa trappola, che è un Omni Negate, dal mazzo al campo. Quindi per il prossimo turno, diciamo, potete rispondere all'avversario. Però ecco, è un mazzo che ci sta, è un mazzo che a me ispira pure, che probabilmente in futuro farò, però non è un mazzo super competitivo. Quindi forse tutte queste R è un po' esagerato. È carino però. Devo dire che se vi interessa, ovviamente sbustatelo perché ci può stare. La cosa più importante però sono i Therion e soprattutto due Therion in particolare, che sono Re Regulus e quello pianta, che adesso ne parliamo. Perché Re Regulus praticamente è di supporto sia a un mazzo Therion eventualmente, un totale mazzo Therion, che non funziona troppo bene però ci sta, e poi soprattutto per un mazzo macchina. Quindi potete utilizzarlo in un mazzo ABC Bastard Dragon, che lo migliora notevolmente grazie al fatto che non mi negate. Oppure in qualsiasi altro mazzo, anche in un Earth Machine. Mazzo Earth Machine che fa mashup de roba, tipo i Machina, i Mech, tutti gli altri, gli Infini Cingoli. Quindi ci può stare. È molto buono lui. Credo che se ne giochino due o tre addirittura. Poi c'è la. Dov'è? Purtroppo anche la loro Magia Terreno è un UR e se ne giocano 2-3 di queste qua, anche sì, 3 direi. Questa si gioca esclusivamente in un mazzo Therion praticamente, o comunque in qualcosa che usa molti Therion. Ci sta, però è un UR pure questa, aiuta a fare delle cose, però un po' esagerato, Konami. Questo è un UR, ma non si gioca neanche. Quindi potete lasciarlo altamente perdere. Al massimo, se avete un mazzo esclusivamente Therion, ne giocate uno, ma non serve neanche, onestamente. Quindi insomma, ecco perché UR. Poi, che altro c'è di valore in questo pack? Sempre guardando di Therion, quello che citavo, il pianta. Questo qua per un mazzo pianta pure è buono. Perché la cosa buona dei Therion, per l'appunto, nel caso di Regulus o nel suo caso, dice: puoi scegliere come bersaglio un mostro Therion o un mostro pianta nel tuo cimitero. Nel caso di Regulus, un mostro Therion o un mostro macchina nel cimitero. Evoca specialmente questa carta alla tua mano e se lo fai equipaggia quel mostro a questa carta. Quindi, insomma, è un'evocazione speciale gratis. Nel caso suo, dice: aggiungi una magia trappola Therion dal tuo deck alla tua mano. Nel caso di lui, invece, quando il tuo avversario attiva una carta in effetto, puoi mandare un mostro Therion dalla tua mano o Therion scoperto al cimitero. Se ovviamente c'è solamente lui, se è un mazzo che è un'altra cosa che non è Therion, tipo un mazzo macchine, ma utilizza solamente lui, mandate lui al cimitero e negate l'effetto. Quindi è un'ottima cosa perché è un Omni Negate questo qua. O questo qua per prendere magia trappola Therion, oppure se volete supportare un mazzo pianta. Poi altri non sono particolarmente interessanti. Quello che magari interessa a me un pochettino è questo qua, giusto perché è un guerriero fuoco, magari lo posso infilare nel mio
Infernoble, Infernobili, però insomma, a me non è normale, non devo avere chissà problemi, però giusto per testarlo. Ma insomma, non è nulla di che. Altre carte che eventualmente sono utili in questo pack, questo qua è un generico 3 più mossi di livello 3. Ad esempio, può essere molto facile da fare in un mazzo Phantom Knights che utilizzo, ne farò una guida, oppure in qualsiasi altro mazzo che utilizza tanti livelli 3. Perché può attaccare un numero di volte per ogni battlefield fino a non rimanere attaccati a esso. Ci sta, non lo fate, non mi interessa per questo. Ha 2100 d'attacco, però non è male. Poi all'inizio di una step, se questa carta combatte, guadagna 200 attacco. Neanche questo, però almeno gli aumenta l'attacco. E poi, quando viene attivato l'effetto di un altro mostro, effetto rapido, puoi staccare o mettere questa carta, annulla l'attivazione, se lo fai distruggi quella carta. Quindi è un negate di mostro. È molto molto buono, devo dire che potrei tranquillamente metterlo nel mio mazzo Phantom Knights o in qualsiasi altro mazzo che utilizzo anti livello 3, perché è buono, è un buon corpo, non è troppo difficile da fare anche se sono tre mostri da utilizzare. È un negate di mostro, ci sta, è una buona carta. Penso che 1x ci sta benissimo in un Hexadeck nei mazzi che possono utilizzarlo. Poi altre carte che ci possono stare, ripeto, ci sono. C'era Geek Boy per l'appunto qua, Secchione che si gioca in concomitanza con questo qua e qualche altro mazzo, anche altra carta di Bromante. Mazzo, questo in 3x, ripeto. Ci sono robe per gli sfidanti eroici, per appunto il mazzo eroico. Se vi interessa farlo, lo fate, però insomma. Ci sono comunque delle carte secondarie che c'erano già, ma comunque non sarebbe male se non ce l'avete, tipo Preparazione dei Riti. Che è una buona carta, è sempre una buona carta per qualsiasi mazzo rituale. Quindi diciamo che ci sta a sbustare questo pack se vi interessano tantissimo i Libromanti o Etherion. Diciamo che è utile comunque, anche se magari vi interessano solamente i Etherion più importanti, cioè Regulus, dov'è? Discolosse Etherion. Magari conviene comunque sbustarlo perché sono comunque carte che dovete avere in 2 o 3x l'una. E quindi insomma sono tanti crafting points e sono rare. Quindi magari potete provare a tentare. Magari ottenete anche altro che vi interessa. Però non è un pack che particolarmente cambierà il meta. È un pack nel caso di Ethereum, soprattutto del Regulus, che aiuta ad esempio i mazzi macchina. I Libromante sono carini, magari saranno meglio in futuro. Però si può fare anche qualcosa di molto carino. Ma non è un pack super importante, è un po' una calma prima della tempesta, perché a breve arriverà roba estremamente pesa. Prossimo mese o forse tra 2 mesi usciranno probabilmente i Sprite, i Tier Elements, e lì il meta cambierà completamente e diventerà un porcaio, soprattutto con i Tier Elements, ma vedremo una volta che ci arriveremo. Però il pack ci può stare. Se vi interessa proprio farvi il Libromante o Etherion, anche solo per avere questo e questo di Etherion, provate a sbustarlo. Altrimenti potete anche evitarlo. Questo qua si può solo craftare con SR, insomma. Non, ci sta. Però a me, ad esempio, mi interessava fare il Libromante, però per ora mi interessa sbustare altro. Passando però in realtà a quello che non era stato annunciato, ma è molto importante in realtà, è l'update per il rovesciamento a colpo singolo, che è il Secret Pack di Sky Striker e Matmech. Ora, sicuramente Sky Striker l'avete già sentito e sapete comunque che è un buon mazzo, ma Matmech non l'avete forse mai sentito, come è difficile comunque perché è un rogue al massimo, almeno finora era un rogue al massimo. Perché sono state aggiunte 4 nuove carte, di cui 2 sono quelle che ci interessano, che sono, un attimino che faccio carte aggiunte di recente, che sono Matmech Circolare, Circular, e poi Assalatrice del Cielo, Mobilitazione, Collegamento, Linkage. Io ho già qualcosa di Sky Striker, ho già un mazzo Sky Striker, e penso che sbusterò questo pack per avere i Matmech che avevo già in un secondo account, ma l'ho perso e quindi non ce l'ho più. E comunque mi interessava avere una seconda Kagari perché adesso è a 2 Kagari, ovviamente Linkage, ma adesso ne parliamo. Praticamente perché il mazzo parliamo di Sky Striker. Il mazzo Sky Striker è diventato molto più forte adesso perché per l'appunto c'è una seconda Kagari che si può utilizzare che è sempre buona per recuperare una magia nel cimitero.
Ovviamente recuperando questa pescate praticamente due carte ogni volta, o comunque tante altre carte forti di Sky Striker, tra cui anche la nuova collegamento. Di nuove carte abbiamo Assaltatore Chirurgico Amp, che conta sempre come carta Statice del Tempo, che potete ad esempio recuperare utilizzando questa carta che dice aggiungi una Statice del cielo, non del tempo, del cielo, al tuo deck, alla tua mano, quindi potete anche recuperare questo. Questo se ne gioca al massimo uno per, può essere eventualmente utile, ma perché? Perché è praticamente un kaiju che si può cercare negli Sky Striker. Perché questa carta dice, se contro un mostro statice del cielo, asso, qualsiasi, quindi un Link o Rei, per dire, dov'è? Puoi evocare praticamente questa carta su qualsiasi terreno offrendo come tributo un mostro da quel terreno. Quindi letteralmente un kaiju. Mettiamo caso che l'avversario è un boss monster che vi dà assolutamente fastidio e vi rende difficile giocare, tipo Barone dei Fiori o qualsiasi altro boss monster che si può tributare. Prendete, glielo tributate come un kaiju e mettete questo qua. Ma anche un secondo effetto piuttosto utile, che potete evocarlo solamente una volta per turno, è quando questa carta viene distrutta in battaglia, quindi letteralmente glielo date all'avversario e poi lo distruggete in battaglia. Puoi scegliere come avversario una carta contro l'altro avversario, distruggila. Questo perché? Perché anche se irata all'avversario, questa carta comunque è vostra. Questa carta quando distrutta va nel vostro cimitero. Quindi voi togliete un mostro molto rompipalle dell'avversario, poi glielo schiantate questo qua, lo distruggete, lo mandate al cimitero e distruggete pure una carta dell'avversario. Può essere eventualmente utile, ripeto, se ne gioca al massimo uno, potete anche non giocarlo eventualmente, però può essere utile. Ma la cosa più importante per i Sky Striker, a proposito, c'è anche Aileron, ma fa piuttosto pena, quindi non mi soffermo neanche, perché questa carta dice un mostro del tempo, questa carta viene 400 attacco, 400 attacco. Poi, durante la main phase, effettuato dopo c'è un bersaglio, un mostro del cielo asso che controlli, qui gioca questa carta alla tua mano a terreno a esso, per dargli 400 attacco. Se questa carta viene distrutta, puoi mandare una magia dal salire del cielo dal tuo deck al cimitero. Sky Striker ha già dei modi per mandare magie al cimitero. Soprattutto, ad esempio, utilizzando. Dov'è? Lei. Quindi, onestamente, non ha davvero senso. Non serve davvero a niente. Un SR è buttata. Non vi interessa e non vi serve a niente questa carta. Deve almeno un boost di attacco favorevole, tipo 1000 di attacco. Neanche quello dà, quindi. Non serve davvero a niente. Non si gioca per niente questa carta. La cosa importante però è questa. Questo rende potenzialmente lo Sky Striker a fare un OTK o semplicemente a poter switchare costantemente tra l'extra deck degli Sky Striker e lo rende molto molto buono. Perché dice, se non controlli nessun mostro nella zona mostri main, nella maggior parte dei casi funziona così in Sky Striker perché la maggior parte delle magie, anzi tutte le magie di Sky Striker funzionano. Solo se non ci sono mostri nella zona mostri main, quasi tutte, la carta d'arena ad esempio no. Quindi si mette direttamente la Kagari, oppure dov'è? La Shizuku, tutte nell'extra monster zone. Che fa questa? Non puoi evocare specialmente mostri dell'extra deck per il resto di questo turno, dove questa carta è risolta, eccetto mostri a statice del cielo asso. Va bene. Inoltre manda un'altra carta che controlli al cimitero. Gli può essere qualsiasi carta. E se lo fai, evoca specialmente un mostro assaltatrice del cielo asso dal tuo extra deck nella zona mostri extra. E se è almeno un mostro assaltatrice del cielo asso, luce e oscurità. Quindi, se abbiamo Rei e abbiamo Rose, si giocano tutte e due nel mazzo, 3 per Rei e 1 o 2 per Rose. Praticamente che succede? Il mostro evocato guadagna 1000 di attacco. Quindi, ad esempio, di base, un qualsiasi Link Sky Striker da 1500 diventa un 2500. Praticamente, a seconda, ad esempio, Shizuku riduce l'attacco dei nemici, lei ottiene attacco a seconda delle magie, quindi, che ci sono nel cimitero. Quindi, praticamente, che potete fare eventualmente? Poi ne parliamo quando faccio il video sugli Sky Striker. Però, ad esempio, attaccate con. Mettiamo che c'è un campo libero dell'avversario. Attaccate con lei, attivate il suo effetto. Evocate
che ne so, dov'è? Evocate questa. Attacca. Una volta che attacca, mandate al cimitero. Dov'è? Ma mandate al cimitero quello che vi interessa. Poi, se avete linkage, togliete via lei e evocate Kagari. Kagari prenderà di nuovo questa carta, che è nel cimitero perché l'avete utilizzata in quel momento, se l'avete mandata con, per appunto questa qua. Attaccate con lei. Poi riutilizzate Linkage perché non sono una volta per turno, le carte Sky Striker. Evocate ad esempio Shizuku che attaccherà ancora. Quindi ragazzi farete tanto di quel danno che a volte è un preciso TK di 8000 life points. Ma in generale comunque è una carta ottima perché vi permette facilmente di evocare. Magari non avete Rei in mano, non riuscite a vederle in campo. Comunque vi permette molto facilmente di evocare mostri Sky Striker Link dall'extra deck per fare le vostre giocate ed è ottimo per switchare costantemente, una quick play, quindi potete utilizzarla immediatamente durante il vostro turno in risposta all'attivazione dell'avversario oppure durante il turno dell'avversario se l'avete settata. È davvero un'ottima carta, si gioca 3 per. E già solo questa carta, insieme al fatto che ad esempio Kagari ha 2, Engage ha 2, tutte le altre ottime carte Sky Striker, rende il mazzo Sky Striker molto molto forte. Però togliendo un attimo le Sky Striker, ci sono i Matmech. Matmech Circular è praticamente la singola carta nuova dei Matmech, dei Matmech, che rende Matmech un mazzo top tier. So che sembra assurdo, ne voglio fare un video al riguardo, soprattutto dopo che li sbusto e vi faccio vedere, però è favolosa questa carta. Fa letteralmente tutto quello che serviva al mazzo per essere competitivo. E questo mazzo lo vedete molto. Adesso, soprattutto col fatto che non ci sono i Tier Elements ancora, neanche gli Sprite, Matmech è adesso, grazie solo a questa carta, un mazzo top tier. Insieme anche a Sky Striker, che è diventato molto più forte, è anche uno dei mazzi top tier in questo momento, grazie appunto alle nuove carte. Questo perché? Questo fa tutto quello che serve per i Matmech. Puoi mandare un mostro Matmech e 100 Matmech circolare dal tuo deck al tuo cimitero. Questo è costo. Quindi Ash, ad esempio, non funziona su questo effetto. Su questo, sì, su questo effetto perché il primo è costo. Evoca esperimenti questa carta alla tua mano. Inoltre puoi attaccare solo un mostro con un mostro nel resto di questo turno. Se il primo turno non conta niente, nel secondo turno potete inventarvi qualcosa, ma quando parlerò di Matmech vedremo. Se un mostro Matmech viene evocato normalmente o specialmente il terreno mentre controlli questo mostro, cioè durante i Dama Step, puoi aggiungere una magia trappola Matmech dal tuo deck alla tua mano. Quindi questo qua che fa? Manda un mostro Matmech al cimitero. Si evoca specialmente per il suo stesso effetto. E se viene evocato un altro Matmech nel campo, ti cerca pure una magia trappola Matmech che serve tanto e rende il mazzo Matmech molto molto forte. Questa carta da sola è il tipo di supporto che serve a tanti mazzi, ad esempio, che purtroppo sono rogue o sono solo for fun. Perché una singola carta fatta così, che è praticamente OP, rende il mazzo incredibile. In questo momento, Matmech da un mazzo al massimo rogue è diventato un mazzo top tier, solo con questa carta. Lo so che sembra piuttosto incredibile perché forse non avete mai sentito nominare Matmech, ma vale assolutamente la pena. E ci sta che sia un R. Comunque, sostanzialmente, ad esempio, manderete con lui al cimitero dove sta Sigma. Sigma si può evocare specialmente dal cimitero normalmente, se non c'è un mostro nella zona mostri extra. E poi fate le vostre porcate con gli XYZ, link vari. Quando farò la guida di Matmech, non vedrò onestamente di sbustarlo perché così il mazzo è davvero OP e bellissimo. E mi serve anche sbustare per avere linkage. Vale assolutamente la pena. Tenetelo d'occhio perché i Matmech sono diventati adesso un mazzo top tier. Per il momento, perlomeno. Non me l'aspettavo perché Konami non aveva annunciato queste nuove aggiunte nel Secret Pack. Aveva annunciato solamente questo e questo. Stranamente è diventata la cosa più importante, questo Secret Pack migliorato, piuttosto che sboostare, intendo dal punto di vista competitivo, sboostare i guerrieri eroici o Rievocazione della Storia, che lasciate perdere completamente Rievocazione della Storia. Comunque sia, questo è l'in-depth che ho voluto fare con il nuovo update, parleremo anche di altro e farò anche qualche altra guida. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace e iscriverti al canale. Troverai altra roba di Yu-Gi-Oh! Master Duel, che
mi ha preso tanto, mi piace tanto farlo. E ovviamente tutti i video di gameplay in live che faccio alle 21 su Twitch, di un sacco di giochi diversi, indie, AAA, retro gaming, troverai un sacco di roba su questo canale. Ti ringrazio molto per l'attenzione e ti auguro una buona giornata.